Amici appassionati di calcio, buongiorno, siamo a Sassari, benvenuti al Vanni Sanna. Da qui stiamo per raccontarvi Sassari, calcio, latte dolce, Trastevere. Si aspetta solo il fischio del signor Michalace che arriva in questo momento. Lai a cercare di carrere la comoda per Virdis, destro centrale, para cavalli. Calcio di punizione tanto per i padroni di casa, a parte Cabeccia, scende il destro del 4, non abbastanza. Finalmente il fischio, Bianchi prova a far girare il destro, i pugni di Cavalli, apertura sulla destra per Marcangeli, il cross da destra, il colpo di testa di Gianni, ha segnato il sasso di Lata Dolce, ma il gol è annullato. Azione che si sviluppa ancora sulla sinistra, Bertoldi al limite dell'area, Bertoldi prova a far girare il destro, conclusione ben distante. Calcio d'angolo per il Trastevere, palla sul primo palo, colpo di testa vincente di Stefano Tagliarol. Mugugna il Vanni Sanna. Eccolo qua, lo russo a tu per tu con Lai, lato dolce altissimo, lo russo contro Lai, rinviene Antonelli, lo russo ha raddoppiato il Trastevere, 68esimo, ha segnato Davide lo russo. Bianchi ai 20 metri, va l'imbucata col sinistro, pallone per Virdis, lo scarico per Palmas che finta al destro, la mette sul mancino, va a terra. Calcio di rigore per il Sassa di Lata Dolce, fallo di Gabriele Cervoni, fischia l'arbitro. Parte Cabeccia, 2-1 e ora 4 minuti per le speranze dei sassaresi. Colpo di testa, intendeva servire Gianni. Poi Bianchi, viene fermato in maniera regolare e allora altra prateria per il Trastevere con Fontana, tu per tu con Lai, Fontana la chiude il Trastevere, il gol di Luigi Fontana. Fischia ora tre volte Paul Leonard Michalace di Terni, è finita a Sassari, colpaccio del Trastevere che viola il Vanni Sanna.